siamo arrivati alla 10ª edizione di Regoliamoci. È un percorso di approfondimento, di studio che si maschera da concorso. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in Italia lavorano per tutto l'anno scolastico attorno a un tema e poi elaborare dei prodotti concreti che vengono presentati alla fine dell'anno presso il Ministero. Quest'anno il tema è un tema delicato sul quale era necessario assolutamente porre l'attenzione, il tema della storia dei migranti, dei percorsi di migrazione, dei viaggi. I migranti sono delle persone straniere che vengono dagli altri paesi e che scappano dalla guerra per salvarsi. Io non sapevo proprio niente dei migranti che arrivavano. Li vedevo in TV, dicevo, cosa sono questi barconi? Non conoscevamo abbastanza la loro storia da capirla. La nostra unica fonte di informazione erano i telegiornali ed era una cosa che non ci riguardava in prima persona. E lo vedevamo e basta. Adesso guardo le persone che abbiamo intervistato nel nostro quartiere e mi rendo conto che in realtà non sono tanto diversi da noi, anzi sono più in difficoltà di noi perché hanno dovuto ricominciare tutto quanto, hanno dovuto addirittura lasciare i loro familiari, quindi è stato un rinascere in un altro paese. Dopo aver fatto questo video ci siamo resi conto che persone prima dicevano cose, frasi anche un po' con uno scopo razzista, non le dicono più. Questo progetto, il libro, mi ha aiutato a conoscere molte persone, ad esempio della mia scuola, straniere, che io prima non conoscevo. Penso che sia servito anche a questo. Durante il progetto mi sono divertito perché abbiamo potuto fare i lavori insieme e ho capito che stare bene insieme è più bello di stare da soli.